Un dottore nuovo, cai! Prego, prego, si accomodi, lei è? Cucuzzu Peppe, Zugnuzzu Peppe Morema. Oh, piacere, io sono il dottor Ricci Giordano. Ricci si chiama, come chi di più di fumo. Lo sape che avevo più sempre più di fumo, io. De quando cominciava prima puntata. Cancerà fimmena chidda più una che era nica nica, come si chiama? Brucchi. Brucchi, che chi c'era nella caretta si chiamava Bruschetta quando era nica. La meschina chiancia sempre, piangeva e sua madre ci diceva non ti preoccupare figlia mia che quando sarai grande ti farai una famiglia. A divento grande si fece tutta la famiglia, o padre, un figlio, cognato, cugino, cosa? Tutta la famiglia si fece. Ma lei è molto simpatico, comunque mi dica che cosa accusa? Incominciamo a parlare di queste cose con un'accusa a nulla, chi ci fa che sono pentito io? No, ma io... Ah, per brava cristiana sono. No, ma io le volevo dire che cosa si sente. Ah, mi sento a radio, ci sono le canzoni che le ho viste, di Domenico Modugno, di Luciano Tagliò. Ma insomma, lei sta bene o sta male? Ora ci spiego io, al dottore che non vedo un capia niente. Io stavo bene le cacchia. Arrivano verso il capo. La giavota c'ha per l'infiammazione. E che cosa ha fatto? E il dottore mi disse faccio un pacco di camomilla. Ci facesse un pacco di caffè casa. Io ci fici un pacco di camomilla. Ci fici un pacco di camomilla e si addormisce completamente. Un pacco di caffè che si addormisce. Ah, c'è fare un pacco di caffè e poi ci faccio fumare la sigaretta. Ma Zuppetto, lei ormai ha un'età avanzata, lei alcune cose le deve evitare. Inga, io che fumo. Ma non dico il fumo. Inga, io che bevo. Ma non dico l'alcol. Inga, io che gioco le carte. Ma io non dico il gioco, lei ha un vizio pericolosissimo. Madre, mi voglio scandalare. A lei piacciono le... Eh? Le? Ho capito. Vabbè, mi piacciono a me le stigliole. Ma non dico le stigliole, le panino di panello, quello camello. Le do, mi piacciono i dolci, mi piacciono. E benvenuti a me. Oltre ai dolci che fanno male per la sua diabete. A lei piacciono le donne! Le donne! Finalmente! Anche Berlusconi lo ha capito. Dottun Tassidiano, ma tu cara Berlusconi che vai un doce in giuruco. Pensavo a Dio che tu non avessi stato per Berlusconi tutta questa bella compagnia, avessi stato tutta morta. Ma la già volta io non ce l'avevo essere la fine del mondo. Sì, sì. Che chi un calendario di Maya. Sì, sì. Ti si capisce che abbiano a morire tutti. E poi c'è pure. Dici mai a si sbagliare, ossia comincia a fare strada. Dici mai a si sbagliare, no! I mai avevano ragione. E fu Berlusconi che è intervenuto, ha parlato con la regina dei Maya, con la Maiano. E la gente si trova buona a fare queste discorsi. E se poi l'umanità ha salvato. Ma comunque noi parlavamo delle donne. Le donne non si separavano con sua moglie. Usava sua moglie quando ci ha domandato di vivere, eh? Ci ha domandato 1 milione di euro al mese. E io ci ho messo l'avvocato e vinceva la causa. E ce ne rette solo 700.000 al mese. Che un amico mio palermitano dice buono figlio, così sta svergognata, capisci che significa morire di fame. Comunque Zuppetto, adesso io le prescrivo delle pillole, anzi no, delle supposte, che ne tante, mi consegno la tua colosi Gesù. Aspetti la parcella, aspetti, mi saluta sta brucia, aspetti, ma c'è la parcella, ritornerò perché tanto si sa, ogni gruppo meno 20. Bene, grazie per questa scenetta e vabbè, per la vostra presenza. Io a questo punto io non avevo
non conoscevo questa sua verve, diciamo, a livello, ne avevo sentito parlare, però io le volevo chiedere una cosa: com'è che da una parte seria si può passare a una parte così comica? Ecco, perché il nostro pubblico giustamente la conosce soprattutto delle parti serie del commissario Montalbano, di Palermo Oggi, con Squadra Antimafia. Squadra Antimafia Palermo sarò Oggi, in onda domani sera, con Squadra Antimafia. Allora, ecco, è vero, diciamo che un attore comico sa fare anche l'attore drammatico, forse non è il contrario, ma quando un attore comico, io per esempio faccio molto teatro comico, poi faccio molte serate di cabaret, qualcuno mi ha visto anche con Salvo La Rosa d'Antenna Sicilia, signora Regina del Covid. Invece nel cinema fino adesso ho fatto delle parti molto serie, sia con il commissario Montalbano, con l'Isola dei Segreti. Adesso ho un film, l'ho fatto, ma ancora deve uscire, si chiama C'è sempre un perché, con Maria Grazia Cucinotto e Valeria Marini, che è una grande attrice catanese, che è Guia Ielo. Io sono il marito di Guia in questo film, molto bravo Guia. Ed è l'unico film comico che ho fatto. Poi in uscita abbiamo un film che parteciperà alla mostra internazionale del cinema in Germania, in Germania, non mi ricordo come si chiama, sì. Berlino. Anche una parte drammatica in quel film si chiama A Berlino oltre 50. Dai, c'è capito, ma vieni quando chiacchieri. E quindi mi vedrete al cinema sempre con parte serie, però se volete venire a vedermi in qualche spettacolo di cabaret, prenotatevi, anzi fatemi fare la serata. C'è crisi, ho due bambini, io mi aspettano a casa, anche se sono separato, felicemente separato, per essere matrimonio. Lei che ci ride, signore, perché quando c'è malità lei è una cosa felice. Però il mio matrimonio è stato un matrimonio che io non posso parlarne male. Mi ricordo ancora le belle frasi che mi diceva mia moglie con tanto amore: t'avessero a mangiare i cani. Però ho passato momenti meravigliosi. Ricordo quando lei 15 anni assieme in Germania, mio sosoro, un bel periodo che ho trascorso. Quindi c'è crisi, mi ci ritengo a mangiare. Quindi sapete di farmi fare qualche serata. Ora fuori c'è chi che passa col gattino, una decina. Grazie, è stato un piacere. Grazie, è stato un piacere nostro averla qui da noi. Grazie. Per aver allargato questa bella giornata, e diciamo, la ringraziamo tutta l'associazione Il Convivio, per mi auguriamo anche a lei, alla sua opera, di attore, di comico, teatrale, quindi anche cinematografico soprattutto, e che abbia sempre maggiori successi. Anche lui è uno di quei siciliani che è andato fuori e che rendono grande la nostra isola, e noi per questo la ringraziamo. Grazie. Grazie a voi, grazie, è stato un piacere essere qui questa sera. Grazie, mi ha portato l'acqua, mi sa che a me l'hanno portato. A me l'hanno portato. Oh, però non c'è la meglio mia. Pensavamo che ce ne davanti una sola, ma non so.